Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco-chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TAN 0 TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Non un passo indietro, credo sia questo il motto di Kanye West, che non si pente, diciamo, delle sue varie affermazioni, delle varie cose che gli hanno messo addosso, delle etichette che si è trovato proprio stampato in faccia. Anzi, rilancia questo nuovo progetto, la cui prima traccia porta il titolo di Avvoltoi. E quindi, un attimo, so bene che cosa devo dire e non mi metto in discussione e vado avanti. Del resto il genio fa quel che può, ed è un progetto che raffigura appieno tutta questa confusione ordinata, perché vabbè, è in featuring. Io parlo di Kanye West perché lui conosco. Gli altri artisti fondamentalmente io non li conosco davvero, li ho sentiti nominare, quindi io mi rivolgo a lui. Perché di lui mi interessa parlare, perché in lui mi identifico, o comunque una parte di lui, una parte di me si identificano. E lui mi sembra che in questo, che cura le produzioni, cioè lui cura tutto comunque vuole avere l'occhio su ogni cosa. E io in questa traccia confusionaria, particolare, che c'ha una strofa non di Kanye, veramente molleggiata ma chiara, descrittiva a tratti, una traccia a tratti descrittiva ma di una confusione incredibile, ma io a un certo punto ci vedo una visione, cioè quando c'è il cosiddetto adagio che resta solo la strumentale, ma solo quegli archi, diciamo, che non sono proprio archi, cioè quella roba lì, insomma, che a un certo punto si ferma tutto ed è, sembra come se sorgesse il sole. Io credo che Kanye West veda una rinascita di se stesso, voglia rappresentare una rinascita, e magari non è in grado di farlo nella vita, lo fa nella musica. Ed è un disco, questo, secondo me, che purtroppo non può cambiare le regole, perché non dovrebbe arrivare a troppe persone che non sono in grado di capirlo adesso, però magari arriva a quelle persone che fanno parte dell'ambiente e che, ascoltando un attimo questo progetto, possono loro in primis, magari per emulazione, arrivare a cambiarle. Cioè un progetto che può a macchia d'olio riscrivere le regole del rap internazionale, rap però, non della musica in generale o del pop, del rap. Cioè Drake dovrebbe ascoltare questo disco e imparare un attimo come vorrebbe fare quello che fa, ma che non è ancora in grado di fare. Perché Drake stesso sta cercando una sperimentazione a suo modo, e Kanye West non la sta cercando, la sta attuando. Questa è la differenza tra un prodotto pop e un prodotto underground, che però è mainstream. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani.
È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi. Cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita.